com'è possibile che ho sempre sete? Allora ragazzi, inizierei subito con il video. Scusate la qualità innanzitutto, ma sto registrando con la GoPro perché la camera si è morta praticamente. Partirei col dire che c'è un contest Instagram. Dovete taggarmi in una vostra storia di Instagram. Il fortunato verrà scelto, gli verrà spedita questa palla Spalding firmata da tutti i membri della squadra di basket dove gioco. Quindi andate a taggarmi, fate uno screenshot adesso e andate a taggarmi nella vostra storia di Instagram. Fatemi pubblicità per vincere questa bellissima palla. Comunque ragazzi, se notate che ogni tanto guardo di là, perché ho l'iPad con tutte le domande che mi avete fatto. Allora, mi presento. Mi chiamo Matteo Terzillo, ho 20 anni. Sì, 20 anni. Gioco a basket da quando avevo 7 anni e questo è il mio primo anno qui al college in America. Sono un freshman. Di solito puoi fare 4 anni all'interno di un college. Quelle persone al primo anno si chiamano freshman, quindi io sono un freshman. Quelli al secondo anno sophomores, quelli al terzo anno juniors e quelli al quarto anno senior. Quindi io sono un piccolo freshman. Attualmente gioco nella squadra del college di Midland. Midland è una città, non vorrei dire cazzate, di 100-200.000 abitanti in Texas, quindi non c'è un cazzo ragazzi. Solo rodeo, cibo messicano, messicani. Non che abbia niente contro i messicani, eh. Ho iniziato a giocare a basket da quando avevo 7 anni. Mio padre mi costrinse a giocare a basket. Io preferivo il calcio. A scuola non andavo troppo bene, nonostante fossero le elementari, le medie. A 7 anni dove vai? Facevo un polmonello, ecco. E quindi ha deciso di farmi smettere calcio. Ho iniziato a giocare a basket nella società della mia città, Arezzo. Una cittadina vicino a Firenze. Dovrebbe essere anche abbastanza conosciuta. Nella scuola basket Arezzo. Dopodiché a 14-15 anni mi sono trasferito a Bassano del Grappa, vicino Vicenza o Padova o Venezia, dove ho giocato per 4-5 anni l'Orange One Basket, nella quale sono cresciuto tantissimo e li ringrazio anche qui. Orange One, taggatemi nelle vostre storie. E niente, anche grazie a loro sono riuscito a ottenere una borsa di studio completa, quindi una full scholarship per questo college. Piccola pausa pubblicitaria. Ho aperto un brand d'abbigliamento. Tra un mese circa dovrebbe uscire il primo prodotto, che è una t-shirt in due colorazioni, bianca e nera. Il brand è Advantageness, seguitelo su Instagram. Take advantage of the madness. E questo video è fatto esclusivamente per voi, perché su TikTok, su Instagram e su YouTube mi fate tantissime domande sul college, su come sono arrivato qua. Veramente in tanti, nonostante abbia poche visualizzazioni. Su Instagram ci sono, per ora ci sono state 30-40 persone che mi hanno scritto in direct e mi hanno chiesto consigli su come arrivare qui, e quindi io voglio fare l'influencer. Mi sveglio alle 2 di pomeriggio, fare un video. Vai a dormire. Già assaporo lo champagne. Ah, e comunque andatemi a seguire su TikTok e su Instagram. Allora, prima domanda. Come sei arrivato in America? Allora, abbastanza complicato. Allora, c'è da dire che io ho avuto un po' di difficoltà subito dopo finite le giovanili. Anche perché c'è stato l'anno del Covid. Diciamo che questo Covid mi ha un po' reso le cose un po' più difficili. Nel periodo in cui dovevo firmare una borsa di studio per una Division 1, niente, Trump aveva chiuso tutti i voli dall'Italia, effettivamente dall'Italia all'America, quindi c'erano state delle complicazioni con la borsa di studio e con la scuola, e quindi ho dovuto aspettare un altro anno di Covid nel bel mezzo della pandemia. Nel frattempo ho giocato in Serie B a Giulianova, cioè ad Auto Giulianova. E finito l'anno, da un attimo, quando le cose si sono un po' calmate, soprattutto in Italia, che ragazzi, qui in America, non so se lo sapete, cioè probabilmente lo sapete, ma io non uso le mascherine da più di un anno, nessuno è vaccinato, il Covid non esiste. Quando sono tornato in Italia un mesetto fa, con i green pass, i tamponi, mi è sembrato di entrare in un mondo completamente diverso. Non so quale dei due sia meglio. Qui sicuramente si vive senza preoccupazioni, nonostante il Covid comunque sia un problema. Comunque, come sono arrivato in America? Scusatemi. Comunque sono arrivato qui in America grazie all'aiuto di due persone, di cui non farò nomi. Grazie anche a Our Hoops, vi lascio la pagina Instagram qui sopra in descrizione. Mi hanno scritto l'estate scorsa, io ancora ero indeciso sul da farsi, perché comunque avevo perso l'opportunità di partire l'anno subito dopo che avevo finito le superiori, per il Covid e tutto quanto, per varie svariate problematiche, e quindi non sapevo se proprio rinunciare a questo sogno e rimanere in Italia. Poi loro mi hanno contattato, mi hanno convinto, cioè convinto, poi quando ti offro una borsa di studio vai, cioè non è che aspetti che ti arrivi dalla D1, D2, D3, no D3 forse no, Juco. Io infatti gioco in uno Juco, NJCA, niente, con la speranza di ottenere una borsa di studio per una scuola di 4 anni, perché lì Juco, italianizzato, sono scuole di 2 anni, quindi che prendi un diploma di 2 anni, durante le quali hai tantissima visibilità da parte di scuole di D1 e D2. Niente, sono arrivato in America grazie al loro aiuto. Poi l'allenatore tramite loro mi ha contattato su WhatsApp, cosa stranissima perché qui in America non usano
un WhatsApp, non sanno cosa sia. Mi ha contato su WhatsApp, ho iniziato a parlarci, mi hanno spiegato il programma. Poi Quest Conference, dove gioco io, è una delle più complicate, più difficili d'America. Infatti quest'anno è stata tough, dura. E abbiamo anche una delle facility a livello JUCO più importante di tutta l'America. Abbiamo due campi di allenamento, un palazzetto che è enorme, sarà grosso quanto, vi faccio un esempio, è più grande dei palazzetti in Italia, che ne so, di Serie A, vi dico due palazzetti della Rayer Venezia e della Vanoli. Comunque coaching staff bravissimo e tutto il resto. Niente, appena mi è arrivata questa opportunità l'ho colta subito al balzo. Seconda domanda: come ti stai trovando in America? Allora, il discorso America è completamente diverso da quello italiano. La vita fuori dal campo da basket, vi posso assicurare al 100% che l'Italia è un altro mondo. Però secondo me qui in America vanno fatti questi 3, 4, 5, 6, 7, 10 anni di esperienza. Poi se uno vuole rimanere, rimanga pure. Però secondo me vanno fatte perché ti cambia da un punto di vista della personalità e della mentalità. Infatti non c'è una persona, come in Italia se ne trovano, che lavora per vivere. Qui vivono tutti per lavorare, che sia la pallacanestro, che sia la scuola, che sia golf, che sia baseball, che sia la politica, vivono tutti per lavorare, non c'è una persona che lavora per vivere. Comunque all'interno di quello che vuoi fare, quindi dal mio punto di vista, quando sono nel campo da basket è completamente un gioco diverso, è meno gioco di squadra, più gioco individuale, molto più atletismo. Infatti i primi 2-3 mesi mi sono trovato, c'è gente che mi ha schiacciato in faccia senza problemi, ve lo dico, cioè aiuti lato debole, ti metti così, come in Italia ti fanno un floater, qui ti saltano in bocca, ti mettono beep in bocca, te lo mettono. I fisici sono completamente l'opposto di quello che vediamo noi in Italia. Il cibo, non ne parliamo ragazzi, il cibo italiano non si tocca. Comunque ho delle persone che mi seguono dal punto di vista della dieta, però è difficile comunque mantenerla, anche perché i cibi sono tutti raffreddati, non so come dire, sono tutti congelati, ecco. Non c'è niente di stagionale. Le prime settimane ok, poi i mesi, passano i mesi e puoi mangiare bene, ecco, diciamo così. Infatti quando sono tornato in Italia una settimana, la nonnina mi ha fatto la fiorentina, la pasta, gli gnocchi, di tutto di più. Comunque alla fine in America ci vai per fare un'esperienza e per cambiare il tuo punto di vista, ecco, per avere vari punti di vista. Quindi posso dirvi che la vita al di fuori del campo da basket sicuramente è meglio quella in Italia. L'università è molto più difficile quella in Italia. Qui ti seguono di più a scuola se sei un atleta, ecco, questo sì. Mentre in Italia c'è questo problema del fatto che se tu, anche le superiori, a me qualcosa è stato detto, a me non interessa se ieri hai fatto allenamento, hai giocato, sei andato a 7 ore da dove siamo, poi sei tornato qua e il giorno dopo magari la verifica e loro ti dicono non mi interessa. Qui ti vengono incontro, cercano di rassicurarti, cercano di metterti incontro comunque. Perché comunque ragazzi vi ricordo che per giocare al college o per giocare alla high school, se non vai bene a scuola non giochi, non sei eleggibile. Quindi devi andare per forza bene a scuola. Comunque fuori dal campo posso dirvi che la vita è 100 volte meglio in Italia, però dentro al campo, dentro la palestra, questo è un altro mondo ragazzi, è un altro livello. Comunque meno male che voi non vedete cosa c'è dietro, perché è imbarazzante. Poi mi hanno chiesto: qual è il tuo fast food preferito qui in America? Allora, partendo dal presupposto che c'è una scelta che è imbarazzante, cioè nella mia città ci saranno forse 300-400 fast food, una roba allucinante. Il mio preferito è, che io non lo so pronunciare ragazzi, Chick-fil-A, si pronuncia così, e io gli dico sempre ragazzi andiamo da Chick-fil-A Fish, così, giusto per chiamarlo così perché mi piace. È una catena che fa burger di pollo. Sono panini col pollo dentro, non mi riesce a dirlo. E c'è anche da dire una cosa: qui il McDonald's, il Burger King, quelli che abbiamo in Italia non li guardano neanche, cioè sono sempre vuoti, che fanno schifo. Sono andato a provare una volta il McDonald's, una roba allucinante. E qui ragazzi il bello dell'America è che i drink sono tutti illimitati, quindi tu prendi la tazza, vai al fast food e bevi quello che vuoi. Poi c'è anche la limonata ragazzi, che la limonata è una roba. Poi mi hanno chiesto cosa studio qui in America. Il mio major, quindi il mio indirizzo, la mia facoltà, è ingegneria. Ancora non so che tipo, devo pensarci. Ragazzi, se volete studiare e giocare allo stesso tempo non fate ingegneria, perché è una roba fuori dal comune. Studio tutto il giorno praticamente. Poi mi hanno chiesto com'è abitare in mezzo al deserto. È una merda. Non c'è il verde, cioè c'è un po' di verde ma è desertica la roba, alberi senza foglie. Poi avete presente quelle robe che passano nei film quando non c'è nessuno in mezzo alla strada nel deserto? Tipo quelle robe che rotolano, no? Che fanno tipo col vento. Io pensavo che fosse una cosa creata nei film, invece esiste per davvero e sono anche abbastanza frequenti qui. Il mio compagno di stanza qui dentro c'è la roba, vestiti sporchi, ma no. Ho aperto, è uscito uno stonaccio. Ma poi mi hanno chiesto se porterò mai Jaden in Italia. Jaden, if you're watching this video right now, I'm telling you, you'll come to live with me. No excuses, brother. Bro, se lo faccio, vaffanculo. Magari.
È troppo piena. Comunque ragazzi, vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando su TikTok, su YouTube. Grazie davvero anche a Instagram, siamo arrivati a 10.700 followers, una roba del genere. Quindi shout out a tutti voi, grandissimi ragazzi. Vedete un po'? Bro, oh my god. Ma raga, poi mi sono scordato, quando fate la storia, il vincitore, oltre alla palla, vincerà anche questa bellissima maglietta del college dove gioco, Nike. Questo è il logo della mia squadra, e quindi niente, oltre alla palla vincerà anche questo, che è fantastico. Poi ragazzi, mi hanno chiesto anche come funziona qui la stagione. Va da novembre fino a febbraio, marzo, se arrivi ai playoff. Ragazzi, io penso di aver risposto a tutte le domande che mi avete fatto. Niente, se avete altre domande, mi raccomando, scrivetele qua sotto nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un like. Ci tengo ragazzi, per far continuare questa serie. C'è un animale nel lampadario. Guardate. Che schifo.